Trilli, metodo violento, quel metodo violento. Carlo Massilli ha raccontato una storia. Ricordate il famoso tempo fa, no? Il borghetto del Quadraro, dove stanno, cioè, questa zona che è una roccaforte vera dei Casamonica. A un certo punto ha iniziato a battere con le ruspe. Poi era curioso perché sulla ruspa c'era. A un certo punto, se arrivavi alle 10 c'era la Raggi, se arrivavi a mezzogiorno c'era Salvini, e se arrivavi alle 2 c'era Zingaretti. Quindi diciamo che ha fatto molto scalpore più per le ruspe dei personaggi che per il resto. Però qualcosa è successo. Ma noi ci siamo domandati con Carlo, dico, ma dove saranno gli abitanti di queste case che sono state abbattute? Siamo andati e abbiamo trovato Armando Casamonica. Guardate che cosa abbiamo anche visto. Salvini e la Raggi non ci hanno chiesto, non ci hanno dato manco un giorno di tempo per sgomberare, non ce l'hanno dato. E voi non sapevate niente, non ci hanno niente, non ci hanno chiesto. Questo niente. Signore si chiama Armando Casamonica, sgomberato nel novembre del 2018 dalle ville abusive in via del Quadraro, quelle costruite sui mosaici romani. Ma che fine ha fatto quel signore che gridava contro i politici? Per saperlo, basta spostarsi di appena un chilometro nelle case INPS a pochi passi dalla piazza in cui si celebrarono i famosi funerali di Vittorio Casamonica. Ecco, vedi, Armando Casamonica. Qui prima, qualche mese fa, c'era un altro nome che era quello della signora che aveva occupato questo appartamento. Poi in qualche modo Armando è riuscito a impossessarsi, ancora non sappiamo bene come. Armando, buonasera, mi chiamo Carlo Marsilli, sono un giornalista. Ho avuto modo di parlare con suo padre qualche mese fa riguardo a tutta la questione delle case di Via del Quadraro. Mi scusi, io non voglio parlare. Ma senta, scusi, solo un'ultima cosa. Io vado dei carabinieri. No, ma guardi, ma credo. Carabinieri? No, credo che i carabinieri in realtà siano già venuti qua a maggio quando l'hanno arrestata per spaccio. Possiamo anche parlarci. Non voglio parlare con nessuno, ok? Lei non vuole parlare con nessuno, okay. Ho capito. Risulta che Armando Casamonica non solo abbia occupato questa casa, ma che ne aveva trasformato le finestre in una base di spaccio, come verificato dai carabinieri che a maggio lo hanno arrestato. Oggi è di nuovo libero ed è proprio a una di queste finestre che lo ritrovo. Armando! Sono Marsilli, giornalista. Senta, ma cos'è sta storia dello spaccio, Armando? Niente spaccio, io non ho spacciato a nessuno. L'accusa era quella che la gente passava, bussava alla grata, cioè la tapparella, e poi veniva lo scambio. No, non andava così, no. In realtà funzionava proprio così. Il cliente bussava la tapparella di Armando, passava i soldi attraverso le sbarre, da cui pochi secondi dopo spuntava la merce. E lo spaccio avveniva dalle finestre di una casa che lo stesso Armando ha dichiarato di aver occupato, come risulta in questa dichiarazione rilasciata a un'agenzia che gestisce gli appartamenti dell'INPS. Abbiamo trovato il signor Casamonica, Armando, il quale ha riferito che lui ha occupato la casa e si è autodenunciato ai carabinieri. Sì. No, dico perché qua. Loro hanno scritto che è occupata, però in realtà i carabinieri. No, ma dico qua dicono che l'ha dichiarato lei, insomma. Senta, ma se l'hai arredata tutta lei questa casa? Questi sono i mobili. Che c'erano già sì, di. No, che ce l'avevamo via del Quadraro 110. Ah, ok. Capito? E poi se le ha rimesse dentro. Non è una villa, non so dentro una villa. No, ma immagino, no, lo vedo. Lei ha detto prima che si stava cercando casa. Allora, io non so, ero un giornalista. Sì. E adesso sono qua. Ok, quindi è qua. Sono i carabinieri, per adesso paga tutto. Sì. Perché c'è da pagare. Poi, non lo so. Con calma. Con calma, non lo so, ma hanno detto i carabinieri. Con calma, vediamo una soluzione. Ma un lavoro, cioè, non se l'è andata a cercare in tutto questo tempo? Piano piano, voglio dire, Armando, sono passati 2 anni. Che devo fare? Dimmelo lei. Allora,